Questo è un riflettografo, in particolare questo modello si chiama Osiris e rappresenta la più avanzata tecnologia in campo dell'indagine dei dipinti nell'infrarosso. Noi ci troviamo in un museo, questo l'altro aspetto molto positivo di questa apparecchiatura che è portatile, ci consente di lavorare di fronte ai dipinti. Io sono una storica dell'arte e utilizzo questo tipo di diagnostica da molti anni, oggi finalmente con Osiris, per indagare aspetti propriamente artistici, per cui è un tipo di diagnostica che all'interno del nostro CCS ci consente non tanto di avere informazioni che aiutano il restauro o la conoscenza della materia, ma ci aiuta invece a conoscere il procedimento esecutivo che l'artista ha seguito. Con dei riflessi molto importanti per quanto riguarda la nostra conoscenza storica, perché ci consente da una parte di capire come è avvenuta la fase del cosiddetto underdrawing, cioè di questo disegno che precede la stesura del colore. La riflettografia all'infrarosso consente di superare lo strato del colore, di andare a leggere i tracciati che il pittore ha disegnato sulla preparazione del dipinto prima di stendere il colore. Questo significa per noi avere la possibilità da una parte appunto di individuare le metodologie esecutive e dall'altra parte anche, se vogliamo cercare uno scopo più pratico e più operativo in qualche modo, ci consente di individuare laddove esistano dei falsi, capire se all'interno di una produzione seriale, per esempio, possiamo individuare l'opera prima e le copie e anche arrivare a un'attribuzione nel momento in cui, come per esempio in questo caso, questo è un pittore fiammingo che si chiama Buchler, noi conosciamo molto, abbiamo molte opere sue che sono state già analizzate con infrarosso, per cui sappiamo esattamente com'è la sua modalità di underdrawing, di disegno. Ovviamente, avendo adesso acquisito queste immagini, siamo in grado di confrontare questo underdrawing con gli altri underdrawing noti e in questo modo di poter con una buona certezza attribuire o non attribuire a lui questo dipinto. In questo caso possiamo dire che siamo certamente certi e sicuri che sia un'opera assolutamente inseribile nel suo catalogo, perché appunto abbiamo riscontrato tutte le caratteristiche tipologiche che caratterizzano il suo underdrawing noto.